nostro maestro Falcaterra. Maestro Falcaterra, uno che preferisce anche lui il nostro giornale. Tonino Falcaterra, 85 anni, il 30 maggio. Maestro Falcaterra è una firma che preferisce le nostre pagine di sport, la rubrica mensile sul tennis, scritta a penna, è una tradizione in relazione. Un esercizio romantico, puntuale, attento, il maestro continua a raccontare di uno sport che continua a regolare grandi emozioni sia sul locale che nei grandi tornei internazionali di conoscenza. Maestro Falcaterra, voglio raccontare questo piccolo episodio. Abbiamo pubblicato il 30 novembre l'elenco delle 11 persone che avevamo premiato. Lui è venuto in redazione, ci ha portato la sua rubrica mensile e le dicevo scritta a mano, poi è tornato a casa, ha letto il giornale, ha scoperto ed è tornato un'altra volta in redazione nella busta con una nuova lettera scritta a mano, questa volta per ringraziarmi. Ed è una cosa che a me non ha molto emozionato, perché questo è un periodo in cui scrivere, leggere qualcosa scritto a penna è una cosa complicatissima. Ma grazie al maestro Falcaterra. Io vi ringrazio per essere stato invitato, perché mi pare di entrarci come cavolo a merenda, sia perché lo sport è ritenuto un po' un campo d'azione un po' secondario, invece non lo è, perché Fanzano, che ha una grande funzione nella formazione dei giovani,